una giornata di studio che proseguirà anche domani su una patologia particolarmente significativa e in particolar modo per il nostro territorio. Mette in evidenza le criticità ma anche la possibilità di agire multidisciplinarmente su questa patologia. Abbiamo voluto tradurlo in una giornata anche scientifica per aggiornarci su quelle che sono le più recenti acquisizioni in questo campo. Abbiamo per la prima volta dei farmaci attivi in questa malattia, l'immunoterapia che sta entrando, i chirurghi stanno sviluppando nuove tecnologie, ci sono degli studi importanti che saranno pubblicati l'altro anno, quindi possiamo offrire molto ai pazienti rispetto a prima. E in più c'è un grosso sforzo sulla territorializzazione dell'oncologia, che è estremamente importante per prendere per mano questi pazienti che hanno una malattia cronica, debilitante, faticosa, quindi è importante poter offrire sul nostro territorio il massimo della tecnologia e il massimo dell'assistenza, come dire, casa per casa. Un momento di riflessione appunto su questa patologia che mette in evidenza quanto anche l'ASL della nostra città già sta operando con dei criteri che oggi verranno sviluppati da relatori di prim'ordine. Questa è proprio una patologia dove ci vuole il contributo di tutti, come veniva detto nell'introduzione del convegno, del pneumologo, dell'oncologo, del radioterapista, del chirurgo toracico e anche del personale che poi si prende in carico sul territorio i pazienti affetti da questa patologia. Insistevo molto sul fatto che anche la rete delle cure palliative che oggi prende i pazienti in carico sempre più presto in modo da poter offrire una qualità di vita buona, importante, debba prendere in carico questi malati. I dati sono sempre stati abbastanza preoccupanti di questa patologia nella nostra città. Oggi sono naturalmente in miglioramento, in linea con i dati nazionali, però c'è la possibilità ancora di vedere dei casi naturalmente, perché questa malattia si manifesta a distanza di molti anni dal contatto con l'amianto. L'AIL ha sostenuto la realizzazione di questo momento di riflessione su una malattia così importante. È sempre stato il nostro diciamo, fine delle nostre attività, creare una sanità valida per tutti i malati, perché ogni malato ha diritto di essere curato al meglio.